Benvenuti a tutti gli iscritti e non iscritti sul canale di Fai da te Energia Free. Oggi parliamo dello shunt per calcolare la nostra capacità rimanente delle nostre batterie LFP4, oppure lo potete usare anche per batterie al piombo, qualsiasi batterie volete, LFP4 al piombo. E vi calcola la percentuale sia in percentuale appunto che in ampere. Adesso abbiamo 141 ampere in batteria, 84%. Vi dà le ore restanti con questa capacità che c'è in batteria, il voltaggio 26,5 volts adesso, il consumo che stiamo sottraendo dalle batterie 6. Infatti c'è il meno, quando invece in ricarica ci sarà il più qui davanti al 6. Stiamo sottraendo, come vi dicevo, 6 ampere 50 60. E adesso con un wattaggio di 172 watt con questo assorbimento nelle batterie. Alcuni di voi mi chiedevano: puoi far vedere il collegamento, come collegarlo? Allora, questo qua comprate uno shunt come vi ho fatto vedere io, poi vi lascio casomai il link in descrizione per acquistarlo. E collegate. Questo qui è lo shunt vero e proprio, dove qui passa la corrente sia in entrata che in uscita quando noi preleviamo le batterie, o quando li carichiamo o quando li scarichiamo. Allora, il B- viene collegato al negativo che poi va in batteria, il lato con il B-. Il P- viene collegato al lato opposto, dove poi va nell'inverter, il cavo questo qui del negativo, parliamo. È semplicissimo, con due capi corda, a un lato e all'altro lato, e poi qui abbiamo una spinetta obbligata che si può estrarre ed entrare, che poi questa qui viene collegata, come si può vedere qui, l'ho fatta entrare da sotto e viene collegata dietro questo piccolo display che manda tutti i dati al nostro display dello shunt, tutti i dati che vedete. Poi qui abbiamo se si riesce a leggere, un B più, ce n'è due B più, ma dove lo collegate e collegate non fa assolutamente niente. Qua B più e B più, se si riesce a mettere a fuoco, ecco, vedete bene, B più e B più lo dovete mettere in uno B più, che è un cavo che loro o danno in dotazione, ma poi potete usare un semplicissimo cavo. Mettete un capicorda, come vi dicevo, mettete un capicorda e lo mettete nel positivo della batteria, del positivo generale che collegate all'inverter, positivo e negativo. Questo, il cavetto quello là che vi ho detto, dello shunt, questo qui, che è il positivo che manda la corrente allo shunt, la dovete collegare al positivo generale della batteria, e il negativo lui lo prende appunto dal negativo che nel frattempo passa la corrente e lui la calcola. Quindi lo shunt questo qui dovete collegarlo con i capicorda sempre al negativo delle vostre batterie, sia al piombo o all'FeP4 che siano. E questo cavetto qui, che è il B+, collegato qui, dovete collegarlo al positivo generale della vostra batteria. È semplicissimo, questo è tutto il collegamento che si deve fare. Il display non c'è bisogno di fare altro, perché vi arriva così com'è. Dietro c'è una
una presa per quella che vi ho fatto vedere, che dallo shunt va dietro qui al display, che manda tutti i dati che vedete nel display. E qui abbiamo le impostazioni. Tenendo premuto il tasto OK, andate sulle impostazioni. Questi qui l'ho lasciati sempre a zero, perché se mettete qualche valore diverso poi inizia a suonare. Sono i vari, diciamo, impostazioni per farle funzionare non con la capacità in ampere, ma con il voltaggio, quando raggiunge un certo voltaggio. Ma diciamo che non sappiamo poi se arriva a 27. Se noi impostiamo 27 full piena, non sappiamo se ancora è piena veramente. Invece usiamo gli ampere, così è più specifico la corrente che ci rimane o che è entrata nella nostra batteria. Quindi ho scelto di usare questa qui con gli ampere. E noi, se vogliamo cambiare gli ampere, clicchiamo qui ancora e poi con i tasti sopra e sotto cambiamo la nostra capacità della batteria. E poi confermiamo con questo tasto qui sopra. Una volta ancora e usciamo, però non cambia niente perché quella è la capacità massima dove arriverà la batteria, e vi dirà il 100%. Questa è la capacità reale che abbiamo adesso. Io il 168 l'ho impostato perché so che le mie batterie hanno una capacità sfruttabile di 168 A in base ai valori di voltaggio che io ho impostato, sia di scarica che carica nell'inverter. Quindi voi potete fare una cosa: portate le batterie a pieno, oppure potete farlo nella maniera inversa, che vi viene più facile se non sapete la capacità. Portate le batterie fino a quando l'inverter stacca e passa alla rete e impostate 0. Con il tasto questo qui tenete premuto e vi azzera tutto il display. Vi porta a 0 la percentuale, a 0 gli ampere. Fate caricare fino a che l'inverter non stacca, diciamo che non manda più corrente alle batterie, nella tensione che avete impostato massima di bulk all'inverter, e lui qui vi dirà quanti ampere avete raggiunto. Ovviamente, se sono batterie di 100 A, mettiamo ad esempio, impostate una tensione più a un amperaggio finale, cioè il totale, questo qui che vi ho fatto vedere, impostatelo più alto. Se avete una batteria di 100 A, impostatelo a 150 anche, così se state più larghi. Così, arrivato a 105, 110, 100 A, vi dirà la capacità effettiva. Una volta che avete caricato le batterie a piena carica e sapete che sono 105, 107, 108 A, dipende, impostate con il tasto sempre questo qui, OK, andate nel menu e impostate la capacità a piena carica effettiva. Le impostate qui, quando è 105 mettete 105 e date la conferma con questo qui. Dopodiché, ora avete impostato, è piena la batteria, ad esempio, avete impostato 100 A, tenete premuto il tasto sopra e vi porterà il display al 100% e il massimo e i massimi ampere che avete impostato in precedenza qui, dove vi ho detto, ad esempio qua, se io schiaccio questo qua nella schermata di prima, mi porta a 168 le batterie, come se sarebbero piene. Dopodiché avete il 100% e iniziate poi a scaricare le batterie che usate per l'abitazione con il vostro inverter, tramite il vostro inverter. Arrivate poi a 0, si dovrebbe staccare anche l'inverter e passare alla rete Enel, e così sapete di nuovo. Poi quando li ricarica vi porterà al massimo che avete impostato, e così sapete quanta capacità reale avete durante la scarica e durante la carica. Questo è quanto, è semplicissimo. Se avete qualche dubbio, qualche domanda, ci sono i commenti, potete utilizzare quelli commenti. Lasciate un like se la spiegazione vi è piaciuta, se magari non sono stato molto chiaro, ma penso di sì. Non è niente di tanto difficile, se smanettate un po'.
Ok ragazzi, grazie a tutti e al prossimo video.